Siete pronti a costruire qualcosa di pazzesco con le vostre mani? Bene, siete nel posto giusto. Questo è Con le mani, io sono Marianna, ci vediamo subito dopo la sigla. Bentornati al consueto appuntamento di Con le mani. Quest'oggi parleremo di riciclo di scatole, nello specifico la scatola della pizza. Per cui vi fate la vostra seratina, comunque sempre con gli amici, con la vostra bella pizza. Dopodiché, il cartone, apposta di buttarlo via, lo faremo diventare un gioco da tavolo, ovvero la pizza balilla. Cosa sarà mai questa pizza balilla? Colleghiamoci in laboratorio intanto per vedere l'occorrente. Per la costruzione del nostro pizza balilla avremo bisogno di la scatola ovviamente della pizza, il cartoncino verde, righello, poi un'altra scatola più piccola, io ho questa, che comunque ci servirà per fare da base, poi cannucce, batuffoli di cotone, gomma, pennarello indelebile bianco, matita, forbici, taglierino, scotch trasparente e scotch carta. Bene, allora l'occorrente ce l'abbiamo, non ci resta che procedere con la costruzione del nostro pizza balilla, per cui tutti in campo e diamo il fischio d'inizio allora, Cosa? Prendiamo la nostra matita e la base della scatola della pizza, la poggiamo sul cartoncino verde e praticamente segniamo il perimetro della scatola tutto intorno. Questa è un'operazione abbastanza grossolana, poi possiamo rifinirla con il righello. Ecco qua, la nostra base c'è. Ora vediamo un attimino se può essere, possiamo aggiustarla, ma sì. Intanto prendiamo in linea di massima la dimensione. State un po' abbondanti, perché almeno se non dovesse andare bene possiamo intervenire e non dobbiamo buttare via il cartoncino. Ecco qua. Caso adesso abbiamo già il nostro pezzo che sarà predisposto per entrare nella nostra scatola. Ecco qua, vediamo, ecco, sì, più o meno. Ora non ci resta che rifinire a filo con le forbici, aiutatevi sempre eventualmente con la base della scatola della pizza per avere un riferimento. Togliamo l'eccesso nuovamente. Tagliamo anche questo lato, ok, a posto, ok, dovrebbe starci, perfetto, ecco qua, e abbiamo già realizzato il nostro tappeto verde per il nostro pizza balilla. Procediamo ora nel disegnare il nostro centrocampo. Allora, io però, ecco, facciamolo così, va. A posto. Poi, ora prendiamo i riferimenti per le aree di rigore. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. A posto. Finito questa operazione, procediamo con la gomma e eliminiamo eventuali sbavature e segni di matita. Ecco, direi che ci siamo e abbiamo finito. Eccolo qua. Perfetto, ora non ci resta che ci serve il nostro pennarello bianco, perché dobbiamo tracciare tutte le varie linee, perché sennò non si vedrebbe. Okay.
Ecco, adesso arriviamo alla parte quella un po' più difficile, ovvero il centrocampo. Ovviamente dovremmo aiutarci da realizzare a mano libera, insomma, fate quello che potete, eh? Insomma, non è che siamo Giotto, per cui... Ecco, adesso possiamo procedere nel tagliare le nostre porte, eh? Ok. Anche questa è andata. Adesso possiamo procedere proprio al montaggio del nostro campo da calcio. Detto questo, procediamo al nostro intaglio. Fate molta attenzione perché ovviamente il taglierino è sempre uno strumento affilatissimo e abbastanza pericoloso, per cui lavorate sempre con cautela, con calma, non abbiate fretta. Allora, abbiamo finito di tagliare la nostra porta, adesso, tanto vabbè, da questa parte stesso discorso. Ora io per motivi di tempo ne ho già uno pronto e tra l'altro io l'ho abbellito con, vedete, ho messo anche gli sponsor, sono tutti gli sponsor, se avete in casa delle confezioni di bibite, alimenti, quello che volete, potete tranquillamente utilizzarli. Ora entra in gioco la scatola, praticamente quella che avevo fatto vedere all'inizio, perché ci serve, perché deve creare da base. Mettiamo il nostro scotch carta. A posto. Qua lo sistemiamo, ovviamente. A posto. Così abbiamo creato la nostra base. Terminata la nostra costruzione del nostro pizza balilla, ecco che entrano in gioco le nostre cannucce. A cosa ci servono? Ci serviranno per creare le porte. Misuriamo tranquillamente, teniamo la misura della nostra porta, quello che è in più lo tagliamo, così. Ecco, e questa è una. Poi prendiamo le altre due cannucce e le inseriamo questo pezzo piegando leggermente questa è andata giù di più. Ecco qua, il risultato più o meno dovrebbe essere questo, per cui poi noi le andiamo a posizionare vicino alla nostra porta, ecco qua, così, e con lo scotch le fissiamo. Ok, a posto. E il nostro campo da pizza balilla è pronto, con tutti i nostri sponsor, con le nostre belle porte. Ora manca solamente la palla. Bene, questo è il risultato finale del nostro pizza balilla. Adesso insomma possiamo provare a vedere se ci riesce un gol da campioni. Vediamo un po'. Grandissimo! E insomma però mi sa che con voi, con i vostri amici, vi divertirete sicuramente di più. Intanto questo è terminato, per cui io vi ringrazio per avermi comunque seguito e accompagnato in questa nuova avventura. Vi ricordo i contatti di Facebook, sono facebook.com/la televisione web. E niente, io vi ringrazio ancora per la pazienza. Mi raccomando, se avete dei suggerimenti o delle cose da proporre, noi siamo ben contenti. Posso concludere la mia puntata di Con le mani con questo. Alla prossima.